Ad agosto 2014 la CR 10.90 segnava un nuovo record di trebbiatura, 797,6 tonnellate raccolte in sole 8 ore. Ad Agritecnica 2023 New Holland presenta l'evoluzione della 10.90, ovvero la CR 11, Next Generation. La macchina è stata pensata per avere circa le stesse dimensioni, lo stesso peso della 10.90, ma una produttività nettamente superiore. Una produttività superiore che non è solamente la prima delle caratteristiche fondamentali che contraddistinguono la CR 11, ma si abbina anche a degli importanti punti, degli importanti elementi che sono stati studiati e sviluppati per migliorare la raccolta. Uno sicuramente è quello che riguarda la capacità di ridurre le perdite, quindi avere meno perdite, e l'obiettivo di New Holland è stato detto chiaramente è quello di arrivare a perdite praticamente zero. Un secondo punto importante è stato quello di avere una macchina che potesse ridurre i tempi morti, sia per quanto riguarda la manutenzione, sia per quanto riguarda i tempi morti operativi in campo. Un terzo elemento importantissimo che è stato progettato e completamente rinnovato su questa macchina qua è quello della gestione del residuo, e ne parliamo tra poco. Tutti questi tre punti hanno come obiettivo quello di ridurre il costo della raccolta, assieme all'elemento fondamentale che è la produttività. Per la CR 11 è stata allestita una nuova linea di assemblaggio e le macchine verranno prodotte sempre nel centro eccellenza di raccolta a Zedelgem in Belgio. In generale si può dire che la macchina è stata costruita con circa il 25% di componenti in meno rispetto alla 1090. Questo sicuramente è un elemento che ci fa capire quanti anni di progettazione e di studio ci sono stati dietro a questa macchina da raccolta. In particolare, una cosa che a me è piaciuta molto è che sono state completamente eliminate tutte le trasmissioni di tipo a catena. La tecnologia Twin Rotor, che compirà 50 anni tra non molto tempo, è ovviamente mantenuta sulla CR 11. Sono due i rotori da 24 pollici, ovvero per noi latini 60,96 cm, quindi direi 61 cm di diametro, che sono il cuore della trebbiatura e prima separazione per quel che riguarda la macchina che ha vinto la medaglia d'oro, l'unica medaglia d'oro qui ad Agritecnica 2023. Medaglia d'oro che ha dato il colore speciale alla macchina che si trova alle mie spalle, ma che comunque, come detto in presentazione da New Holland, verrà venduta con il classico colore giallo macchina da raccolta. Il motore è un FPT C16 da 775 cavalli di potenza. È posizionato in modo longitudinale rispetto al senso di marcia della mia trebbia, quindi un posizionamento differente rispetto alla 1090. È situato appena dietro all'enorme cassone da 20.000 litri, uno dei più grandi sul mercato ad oggi. Lo scarico arriva a 210 litri al secondo nella sua portata massima. Come accennavo prima, uno degli obiettivi della CR 11 di New Holland è quello di arrivare a zero perdite, grazie al sistema Twin Clean, che, come dice anche il suo nome, raddoppia quello che è un classico sistema di pulizia della macchina da raccolta, ovvero è costituito da un sistema davanti all'altro, due crivelli superiori, due crivelli inferiori, due coclee per il cereale pulito, due serie di sensori che consentono di rilevare il carico del pattino di pulizia. Twin Clean ha anche una caratteristica completamente automatizzata, grazie alla quale viene resa più efficiente la distribuzione trasversale del prodotto all'interno dell'apparato di pulizia. Alle mie spalle si trova il nuovo trinciapaglia con il nuovo spargipula, un
sistema tutto in uno, che consente di passare rapidamente da andana a trinciapaglia e che consente un miglior spandimento della paglia fino a 60 piedi, ovvero 18,3 metri di larghezza, quindi per tutte le testate che si possono applicare alla CR11. Grazie a dei sensori che sono posti posteriormente ai lati della macchina, la macchina utilizza un automatismo per il quale adatta lo spandimento del residuo culturale alla larghezza di lavoro, ma anche alle condizioni di lavoro, quindi all'umidità del prodotto, alla quantità di prodotto, alla tipologia di prodotto. Per ridurre i tempi morti operativi, la CR11 si equipaggia con un nuovo automatismo, ovvero un sistema che permette di liberare gli organi trebbianti da eventuali ingolfamenti. Il sistema consente di operare in pochi minuti senza che l'operatore esca dalla cabina. Con delle procedure automatiche è possibile quindi liberare i rotori, liberare l'apparato trebbiante e poter tornare immediatamente a raccogliere. Ovviamente è giusto sottolineare il fatto che gli ingolfamenti non sono mai azzerabili, ma grazie a questo sistema la macchina può operare diciamo al limite delle proprie capacità e lo può fare in maniera costante anche al variare del quantitativo di produzione per ettaro. Per quel che riguarda gli equipaggiamenti, vediamo intanto installata il nuovo pneumatico di Michelin, una misura che non è mai stata montata sulle macchine da raccolta, che è la VF 965 R46, quindi 2,32 metri di diametro. La macchina è ovviamente allestita con cingoli in gomma per Europa e penso che sia stata mostrata con questa gommatura intanto per far vedere l'equipaggiamento e soprattutto per i mercati globali che normalmente gemellano anteriormente le macchine da raccolta. Come equipaggiamento, all'anteriore alla macchina si trova una barra a tappeti MacDon da 15 metri di larghezza di lavoro. Una delle particolarità delle nuove barre di MacDon è che la separazione dell'aspo non è più frontale, ma è falsata rispetto al canalone della mietitrebbia. Questo per migliorare il flusso e migliorare le prestazioni. Ce lo siamo chiesti in molti fino a dove potrà arrivare questa CR11 e un primissimo dato che poi sarà sicuramente da verificare in campo è quello che rispecchia un più 10 fino ad un più 30% di capacità produttive rispetto alla 1090, il che è decisamente notevole. Con queste ultime informazioni io termino anche questo video, vi ringrazio per averlo seguito fino in fondo e vi do appuntamento ai prossimi video online. Ciao!